Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Venerdì 7 maggio, 12:35 minuti in questo istante, nuova puntata di Good Morning Milano e iniziamo come sempre andando a vedere in tempo reale il livello di inquinamento sulla nostra città. In questo momento Arianna ci dà un dato di 10 microgrammi per metro cubo. Sapete, Arianna è il vaso di Wise Air che ha installato più di 100 vasi sui balconi e terrazzi della nostra città. Questo vaso ha al suo interno un microchip che può leggere e respirare proprio l'aria della nostra città e darci in tempo reale il livello di PM2,5. In questo momento su Milano la media delle 100 e più Arianne installate, come quella che avete visto sul nostro terrazzo, è di 10 microgrammi per metro cubo, quindi un'aria azzurra appunto super respirabile. Insomma, siamo ben contenti di avere un'aria pulita quest'oggi a Milano. È venerdì è il giorno in cui vediamo però l'agenda per la prossima settimana ed è l'agenda degli eventi digital, dei webinar da non perdere e molto probabilmente del ritorno del Figital anche. No, Andrea? Buongiorno Andrea Romoli. Ciao, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma come dicevo già la settimana scorsa, si inizia a intravedere qualche evento in presenza. Io di persona ho già iniziato a farne nelle scorse settimane, per cui speriamo presto di poter riprendere tutti. Poi la prossima settimana finalmente rientro nel target delle persone che si potranno prendere appuntamento per farsi vaccinare, per cui speriamo in bene. Anche se ieri è stato bellissimo perché un mio collega che tornava americano, che è tornato dagli Stati Uniti, è arrivato e ha detto: ragazzi, arrivo dal futuro, da noi non utilizziamo più le mascherine. Oh cavolo, perché ormai sono tutti vaccinati. Così lui arriva da New York, presumo che a New York siano stati vaccinati pressoché tu, sarei almeno l'80%. Ma la notizia è soprattutto che abbiamo capito l'età di Andrea Romoli. Siamo riusciti a capire ormai questa cosa qui, no, del vaccino. Io ho 35 anni, dai. Ah, hai 25 anni, giusto? 35. Ah, ok, pensavo 25, pensavo Andrea. Bene, allora dimmi, dai, cosa non possiamo perderci settimana prossima? Ok. Iniziamo subito. Lunedì 10 fino a sabato 15 maggio si svolge AI Week, come dice il nome stesso, è una settimana dedicata all'intelligenza artificiale, un'intera settimana online dedicata appunto a questo argomento, in cui imprenditori, manager, startup e studenti potranno vivere in diretta oltre 45 interventi di speaker di alto livello. Sempre lunedì, questa volta da lunedì a venerdì, si svolge anche Skilling Week, ed è una maratona organizzata da Microsoft Italia che riguarda intelligenza artificiale, data analysis, sviluppo di app, cloud, ma anche cyber security e business application. Quindi una settimana di workshop e incontri digitali dove neodiplomati, neolaureati e professionisti possono accedere a una serie di contenuti e informazioni sui percorsi di formazione per aggiornare e riqualificare le proprie competenze. Quindi iniziamo subito una settimana con il botto, tanto per intenderci. Dunque, martedì alle 15:30 vi segnalo il secondo appuntamento della serie Innovation Book Night, un dialogo aperto con Alberto Diminin, che è il full professor Innovation Management, che tratterà appunto dell'innovazione facendo un talk sul gioco degli opposti, per cui senz'altro una cosa molto particolare, molto interessante. Mercoledì e giovedì si svolge Netcom Forum, che è l'evento di riferimento in Italia dove approfondire e confrontarsi sui temi dell'e-commerce. Quindi anche questo senz'altro un appuntamento da non perdere, ed è uno degli appuntamenti che rappresenta un'occasione unica per comprendere i cambiamenti in atto e ripensare, ridisegnare, riutilizzare, ricomporre ogni elemento di relazione dell'azienda con il cliente e la filiera in cui opera. Sono due giornate belle intense di workshop e di networking per chi si occupa appunto di e-commerce. Giovedì vi segnalo in mattinata alle 10:30 un evento organizzato da Infocamere, le startup e PMI innovative nel settore ICT, punti di forza e criticità. È un corso che viene realizzato da Anitech Assinform insieme a Infocamere sulla digitalizzazione e innovazione delle PMI e startup ICT attraverso il monitoraggio per territorio, settore e tecnologia. Senz'altro anche questo è un evento di quelli da non perdere.
Sempre sempre giovedì in serata alle 17.30 CNA organizza un webinar gratuito, Costruire una community, una chiacchierata informale con Marta Mainieri, che è una consulente, formatrice, speaker in numerosi eventi ed è un'esperta di community, progettazione e gestione di community. Per cui per chi si occupa di community management è senz'altro un webinar da non perdere questo. Venerdì sera dalle 18 fino a domenica si svolge un hackathon molto interessante. È un hackathon sul growth hacking, quindi una disciplina molto attuale. E la sfida di questo hackathon riguarda appunto la crescita aziendale. Ci saranno tutti i maggiori esperti di growth hacker che aiuteranno i partecipanti appunto ad arrivare alla domenica a portare dei risultati concreti su questa sfida quanto riguarda questo hackathon. Sabato chiudo con una segnalazione, si svolge TEDx Legnano. TEDx sappiamo tutti che è un evento dedicato anche alle città, in questo caso a Legnano, e porterà appunto i partecipanti in un'avventura oltre ogni limite. Questo sarà il fil rouge di questa terza edizione dell'evento TEDx Legnano e il tema sarà sviluppato attraverso le storie di 12 relatori provenienti da ambiti molto differenti che porteranno alla scoperta di donne e uomini capaci di andare oltre i pregiudizi e lasciare eredità inestimabili. Per cui senz'altro anche questo un evento gratuito da non perdere. E questi sono i principali eventi da non Perfetto, beh, perdere. insomma, tanti tanti appuntamenti allora Senza dubbio. in questa settimana. Grazie Andrea, ricordiamo che possiamo Grazie a leggere voi. però tutti gli eventi su Startup Italia, giusto? Esattamente, su Startup Italia. Grazie, Ci vediamo settimana prossima allora Andrea, grazie mille. buona giornata e buon weekend. Ciao a Grazie tutti. mille ad Andrea Romoli. Continuiamo quindi con quel momento invece che arriva sempre a quest'ora all'interno della nostra trasmissione, che è quell'incursione poetica delle foche parlanti. Quest'oggi è il turno di Francesca Ferraro. C'è il verbo snaturare, ci deve essere pure innaturare, con cui sostituiscono il verbo innamorare, perché succede questo, che risento il corpo, mi commuove una musica, passa corrente sotto i polpastrelli, un odore mi pizzica una lacrima, sudo, arrossisco, in fondo all'osso sacro scodinzola una cosa che si è persa. Mi sono innamorato di te, è più leale. Mi innaturo di te quando t'abbraccio. Proposta di modifica, una poesia di Henry De Luca. Grazie mille a Francesca Ferraro, grazie mille alle foche parlanti. Ritorniamo qui in diretta, come sempre, per continuare appunto a parlare del tema della giornata. La vedo già collegata con noi, sto parlando di Luisa Della Motta del Consorzio Viale dei Mille. Buongiorno Luisa. Buongiorno, buongiorno, grazie per questo invito. Grazie a te per aver accettato appunto questo invito. Consorzio Viale dei Mille che diciamo, detta male, opera nel sistema carcerario, ma fa molto molto di più. Allora, raccontaci bene che cos'è il Consorzio Viale dei Mille. Sì, allora, il Consorzio Viale dei Mille esiste da circa 6 anni ormai e nasce dall'esperienza di alcune cooperative sociali che lavoravano e lavorano tuttora in carcere e che hanno deciso in qualche modo di mettere insieme le proprie energie per costituire un luogo unico di raccolta e di promozione dell'attività dell'economia carceraria. Questo è stato reso possibile anche da un contributo del Comune di Milano che ci ha sostenuto a lungo e che ha fatto in modo anche di darci l'utilizzo dell'immobile in cui siamo tuttora. Il consorzio ha diverse attività, quella più evidente in questo momento è sicuramente quella dello store, cioè del negozio qui in Viale dei Mille numero 1, vicino a Piazzale d'Ateo, dove vengono venduti prodotti che provengono da numerose carceri italiane e vengono prodotti di ogni genere, quindi si parte dal food, dalle paste, pomodori, eccetera, eccetera, per arrivare anche a prodotti invece di tipo artigianale, grembiuli, borse e ancora.
Che cosa connota, qual è il filo rouge di tutti questi prodotti? Il fatto che tutte queste produzioni vengono fatte all'interno di istituti carcerari o vengono fatte all'interno di laboratori esterni al carcere dove lavorano persone che stanno scontando la pena all'esterno, in misura alternativa, come si dice. Oltre a questo, il consorzio si è posto anche l'obiettivo di aiutare poi, accompagnare le imprese e le cooperative che intendono investire in carcere, nelle attività stesse che vogliono promuovere. Il carcere offre, dalla disponibilità di spazi piccoli, insomma, che possono essere, che dà in comodato d'uso gratuito alle aziende e alle cooperative che intendono realizzare all'interno delle attività dove assumere persone detenute. È molto interessante questo, perché dicevo, Luisa, prima parlavamo un po' fuori onda, si va ben oltre allora il discorso del prodotto fatto all'interno del carcere, vendiamo il prodotto fatto dai detenuti. Qui cerchiamo proprio di portare una vera e propria economia all'interno del carcere. È interessante questa cosa. Quali No, no, non sono ti sentiamo, non ti stiamo sentendo. i tipi di spazi, appunto, che tipi di spazi si possono trovare all'interno del carcere? Quali sono le aziende magari che sono interessate? O se hai qualche esempio di appunto realizzazione di aziende che sono entrate all'interno del carcere per usare gli spazi e per farne proprio un'economia vera e propria? Sì, ecco, guarda, alcune aziende, alcune cooperative hanno proprio iniziato dall'interno con persone detenute che sono entrate subito a far parte della cooperativa come socie, no? Quindi una costituzione, diciamo, che è partita proprio dal basso con le persone detenute stesse. Altre invece hanno chiesto alla direzione degli istituti di poter avviare all'interno una loro attività, mi viene in mente una vetreria che fino a poco tempo fa era ancora abbollate, oppure un altro call center, questa volta nel carcere di Opera. E questi call center, queste attività, insomma, hanno potuto utilizzare degli spazi non piccoli, perché poi gli istituti grandi, non San Vittore, che invece non ha questa possibilità, perché appunto è un carcere costruito ancora alla fine dell'Ottocento, insomma, quindi non ha disponibilità di grandi aree lavorative. Gli istituti grandi come Opera, Bollate, perlomeno sul nostro territorio, sono nati proprio anche per favorire il lavoro in carcere. Quindi, sin dall'inizio, nelle loro strutture hanno compreso anche degli spazi laboratoriali grandi. Succede quindi che le persone, le aziende entrano, portano i loro macchinari, hanno la possibilità di utilizzare lo spazio in modo gratuito, in cambio, però, appunto, devono fare la formazione e assumere persone detenute. Altri invece. Perché Luisa è importante che le aziende entrino all'interno del carcere? Perché è importante che i detenuti possano lavorare? Beh, innanzitutto perché se lavorano, guadagnano, possono a volte veramente anche mantenere la famiglia all'esterno, spesso, pagano la loro retta al carcere, banalmente, mensile, per cui no, una persona detenuta deve comunque pagare una retta al carcere per il proprio mantenimento, si chiama proprio così, quota di mantenimento. E certamente se la persona non lavora o non ha un altro reddito, questa quota non viene pagata. Ma la cosa più importante è che spesso queste attività prevedono anche un periodo di formazione e quindi questa formazione permette poi alla persona di avere delle competenze, delle capacità che prima del carcere magari non aveva e quindi di avere poi la possibilità di investire quando esce in un lavoro, no? Di poter essere assunto all'esterno, quando non è la stessa azienda che lavora all'interno che può proseguire con l'inserimento lavorativo anche fuori. Quindi il tema del lavoro in carcere direi che è veramente fondamentale e tutte le attività per poterlo incrementare sono molto importanti. So che dice anche lunga sulla recidività del reato, poi, giusto? Assolutamente sì, infatti c'è questa ricerca che va bene, è anche a volte anche un po' contestata, non è chiarissima, però quello che sappiamo di certo è che per esempio di un istituto come Bollate dove le attività lavorative sono molto sostenute, la recidiva è intorno al 17%, la media nazionale è intorno al 70%, quindi vuol dire che il lavoro fa una differenza sostanziale, insomma, tra la ricaduta nella recidiva oppure no.
Quali sono finora le esperienze che ti hanno più colpito appunto all'interno del vostro percorso? Quali sono, scusa, non ho Le capito. esperienze che al momento ti hanno più colpito all'interno del vostro percorso, tutti Beh, i vari. sono state tante, guarda, adesso quella che mi viene in mente è che tante produzioni, tante cose diverse sono state fatte a livelli diversissimi. C'è un call center che all'interno di Bollate che in questo momento sta assumendo 80-90 persone, quindi una realtà veramente molto grande. Mi viene in mente il primo call center in Scusa Italia. Luisa, 80-90 dipendenti interni al carcere, quindi. Cioè, Sì, possiamo dare un retribuiti con. futuro lavorativo a 90 detenuti? Certo, retribuiti con il contratto delle cooperative sociali, quindi con i contributi versati, insomma, in piena regola, ecco. Un'altra, beh, mi ricordo il primo call center che è stato aperto a San Vittore, questo mi pare negli anni 90 ancora, che era una cosa stupefacente pensare che, no, si potesse aprire un call center all'interno di un carcere, è stato ancora. Con il dottor Pagano ai tempi, e anche quello inizialmente aveva assunto un'ottantina di persone che lavoravano 24 ore su 24, quindi anche questa organizzazione del lavoro in un carcere, no, è quasi una cosa inimmaginabile. Eppure sì, è possibile fare tanto, no? Certo, occorrono le persone che vogliono investire in questo, occorrono le idee proprio Ecco, se imprenditoriali. qualche azienda fosse così stuzzicata appunto da questa idea, da quello che oggi tu ci hai raccontato, come può fare? Voi appunto aiutate proprio questo processo, come può fare, come contattarvi? Beh, lo può fare attraverso il nostro sito. Noi abbiamo il nostro sito www.consorzioviaredei1000.it e può mandarci una mail e noi sicuramente siamo molto disponibili a contattarvi, anzi è questa la nostra vocazione, insomma, è quello che vogliamo fare. E quindi poi capire insieme quali sono gli step da poter attivare per arrivare a questo progetto, no? Per far sì che questa cosa si possa realizzare. Ecco, l'ultima cosa che Vai. facciamo, che vorrei indicare, è un'attività più di tipo, diciamo, culturale, di sensibilizzazione sui temi del carcere. Di fatto esistono ancora molti stereotipi rispetto alla persona detenuta, anche rispetto al carcere, molte persone che non hanno mai avuto a che fare con un carcere o con persone detenute. Pensano spesso appunto che le persone in carcere non lavorano, ed è bene che non lavorino, eccetera, eccetera. Allora, noi tra le cose che facciamo c'è anche questo, insomma, cercare di rompere un po' questa stereotipia che esiste sul carcere con incontri tra il dentro e il fuori, cioè tra persone detenute che raccontano la loro storia e persone della società civile, insomma, che hanno voglia di incontrarli. C'è qualcosa in agenda magari che possiamo segnarci da non perdere o c'è un posto dove possiamo trovare tutti gli eventi nel caso? Sì, abbiamo tutto quanto sul sito e abbiamo su Instagram, abbiamo una pagina Facebook e questi i social normali. Allora adesso sicuramente la mia producer metterà tutti i vari link nei commenti a questa diretta così che possiate trovare tutte le indicazioni, anche e soprattutto molto interessante appunto per conoscere sempre meglio il mondo del carcere e come dicevi tu appunto delle attività culturali vere e proprie nel spiegarci davvero che cos'è questo mondo e l'importanza che ha e non invece pensare che sia sempre un mondo di cui non parlarne perché è una cosa lontana da noi. Quindi grazie davvero Luisa per quello che fate. Grazie, grazie a voi per l'invito. Rimaniamo comunque in contatto perché appunto qualsiasi nuova esperienza siamo ben contenti di darne megafono, di farne megafono e di darne notizia qui su Milano News. Davvero, grazie mille Luisa Della Morte del Consorzio Viale dei Grazie, Mille. Grazie grazie a voi. Arrivederci. Grazie. mille, buona giornata a lei, arrivederci, buon lavoro e grazie anche a voi che ci avete seguito. Sono le 12:55 minuti in questo istante, grazie mille per aver seguito Good Morning Milano anche quest'oggi. Noi ci vediamo come sempre lunedì con una nuova puntata, ma buon weekend ovviamente in compagnia di In Tasca che esce domani mattina il nostro podcast con le notizie principali della settimana. Grazie mille, arrivederci e a presto.